si dice che lo Stato ha l'obbligo di promuovere e sviluppare la cooperazione. Mi soffermo su questo perché io credo che una delle sfide che dovremo vincere nei prossimi anni è quello che nell'ambito del patrimonio legislativo che il nostro Paese ha messo a disposizione della cooperazione a partire dall'articolo 45 nella sua chiarezza, ci siano le leggi che ci mettono nelle condizioni di valorizzare appieno l'importanza e il valore sociale della cooperazione tutta, non solo quella che si riferisce al welfare, cosa che oggi è limitante rispetto ad altre legislazioni che hanno avuto un'evoluzione in questi anni, come in Francia e come in Spagna. Questa dimensione e questo valore non solo nel nostro paese, nei nostri territori, ma a livello internazionale noi la dobbiamo esaltare, perché credo che questo sia il periodo della consapevolezza. Noi, per accentuare questo aspetto in un contesto di alleanza delle cooperative, il 16 di gennaio abbiamo aderito al Social Economy Union, che è l'organizzazione che rappresenta la cooperazione nel suo complesso e che ha come scopo quello di sottolineare il valore sociale della cooperazione tutta, perché da questo punto di vista io credo che sia un elemento che mai a sufficienza abbiamo sottolineato. Al congresso di Lega Coop Romagna, Guglielmo, già gravemente malato, tende il suo ultimo discorso pubblico. In ricordo di Guglielmo, la direzione di Lega Coop ha deciso di dedicare a suo nome il premio Cooperatore dell'anno che assegniamo a personalità che si sono distinte particolarmente a sostegno della cooperazione. Lo vogliamo salutare ancora una volta con un forte abbraccio. Abbracciamo Arianna Marchi, Gilberto Vittori, tante altre cooperatrici e cooperatori, ultima in ordine di tempo la giovanissima e brava Vittoria Orlu della 0100, che purtroppo non sono più con noi. Il prezzo del gas è notevolmente diminuito, tutto ciò ha determinato in molti settori una tenuta dei livelli produttivi e delle quote di mercato al punto che ora, seppur con un indice basso, si prevede un 2023 col segno più. Le nostre cooperative hanno attraversato le turbolenze dei mercati con una grande e non scontata capacità di adattamento che avevamo già osservata nel corso del periodo più difficile della pandemia. Ma la fase attuale risulta, se possibile, ancora più complessa di quella precedente. L'inflazione, che in Italia viaggia ancora in doppia cifra, va considerata la principale nemica della crescita e dello sviluppo. L'inflazione è una sorta di tassa generatrice di ingiustizie e disuguaglianze sociali. Il 12%, 11,8% di tasso inflattivo registrato in questi giorni non è uguale per tutti. Per i ceti popolari, redditi più bassi, quel 12% diventa un 18%, in alcuni casi il 20%. Perché l'aumento dei prezzi si è scaricato in primo luogo su un paniere di prodotti ad alto consumo basilari per la vita quotidiana delle famiglie a partire dai generi alimentari. Paolo Lucchi. La nostra, la mia e di Paolo, non sarà una semplice staffetta, almeno non la intendo così. Intendo piuttosto come la prosecuzione di un percorso che abbiamo intrapreso insieme e condotto insieme negli ultimi quasi 4 anni e che ora Paolo, con le sue grandi capacità politiche, organizzative e umane, saprà interpretare, innovare e gestire d'intesa con gli organismi dirigenti dell'associazione e associata, con il suo stile, la sua impronta, la sua professionalità. Paolo Lucchi, favorevoli, contrari, astenuti, approvati. Grazie. Il giorno e la notte, lui occupa la notte, io spesso di più il giorno.
Lui è un battutista strepitoso, io mi dimentico le barzellette un minuto dopo che me le hanno raccontate. Lui è creativo, io sono un po' rigido. Lui è un po' disordinato, non vuole che si dica, io sono quasi maniacale, ma in realtà abbiamo costruito assieme un rapporto particolarmente solido, che non è tanto il rapporto tra lui e me, è in realtà il rapporto che si è costruito con un gruppo dirigente ampio come quello di Lega Compromagna e che si è costruito con la struttura di Lega Compromagna. Lo devo ringraziare di molte cose, lo faremo come siamo abituati a fare, mandandoci un sms in dialetto alle ore più strane del giorno e della notte. Mario toccherà alla fine di questa mattinata di subire uno scherzo duro, ma se lo merita, perché lui è uno di quelli bravi ad organizzare gli scherzi. Ho fatto i conti proprio in occasione del congresso e mi sono reso conto che ho solo lavorato in cooperativa, sono stato socio di cooperative. Nel 78 la prima volta che sono andato a lavorare d'estate sono andato all'ALAC, poi mi è capitato di lavorare in estate alla Pufruit e poi sono stato socio e dipendente per 31 anni della cooperativa Sviluppo, Commercio e Turismo che fa riferimento alla Confesercenti e quindi sono entrato in un ambiente che conosco ma che ho imparato in questi 3 anni e mezzo a conoscere ancor meglio e che devo dire mi ha messo nelle condizioni di integrarmi perfettamente. Poi smetterò di parlare di me, Mario ha ragione, noi dobbiamo pensare sempre ad un noi collettivo.